È giunta alla conclusione la sesta edizione di È di moda il mio futuro, il progetto promosso dalla sezione Sistema Moda di Confindustria Toscana Nord con l'obiettivo di valorizzare presso i giovani le opportunità professionali offerte dal tessile, abbigliamento e dal calzaturiero. A Monsumano Terme si è tenuta la premiazione del concorso Voilà Yves Montand, con presentazione del bozzetto di scenografia e della calzatura progettata dai ragazzi vincitori del concorso e realizzata dall'azienda. Per noi è una grande soddisfazione essere arrivati alla fine di questo concorso e aver visto questi ragazzi delle scuole superiori impegnarsi in una realizzazione così complicata. I modelli presentati sono stati per noi una grandissima sorpresa, una grandissima soddisfazione, perché hanno reinterpretato veramente il mito di Yves Montand in maniera attualissima. Ci siamo ispirati a Yves Montand per questo progetto e abbiamo scelto questi colori e questa scarpa perché comunque rientrano nell'epoca in cui lui ha vissuto. È stato un progetto completamente condiviso? Sì, perché per noi era novità. Di solito abbiamo lavorato sempre sul modo dell'abbigliamento, fare uno sulla calzatura era tutto un nuovo mondo. Quanto tempo è costato questo progetto? 2 mesi. E quando si riesce a fare sinergia col tessuto imprenditoriale, grazie a Confindustria e con le scuole, qui c'è anche l'assessore Sinimberghi all'istruzione, non si può che essere contenti. Quindi dalla fantasia, e ne hanno tanta questi ragazzi, al pratico, al mondo della produzione e realizzazione della calzatura, che è tanto importante per Monsumano. Stiamo già pensando al soggetto per la prossima edizione. Monsumano non manca, penseremo a una donna, vero Monica? Sì, questa volta ci vuole una donna, sarà la 7ª edizione, il concorso è ormai consolidato come la collaborazione con gli istituti e con Confindustria, quindi ci stiamo organizzando per delle novità.